sceglievo di non andare a scuola perché magari era per me pesante. Molte volte ero proprio triste di andare, no? Perché era magari un ambiente che non mi piaceva. La scuola mi procurava ansia, già di mio non c'avevo voglia di andare, quindi sommando tutte queste cose qua, diciamo che preferivo stare a casa. Io ero veramente atterrata, non sapevo più da che parte andare, che pesci prendere. Ne abbiamo pensate di tutte, di scriverlo a un istituto privato, però se non c'era ancora quella voglia era inutile. Questa cosa di non andare a scuola mi è capitata 2 volte. Non riuscivo a stare bene a scuola per i giudizi degli altri. Non riuscivo neanche più a ritornare a scuola per continuare le lezioni, a recuperare le cose. Quindi ho smesso del tutto. Io arrivavo davanti alla scuola, mi fermavo, la guardavo e dicevo no, non ce la faccio, non me la sento e tornavo indietro e me ne andavo. Mattia ha 17 anni, è uno di quei ragazzi che non ha ottenuto la licenza di scuola media per le molte assenze cumulate. Quello che mi spingeva a non andare a scuola era, diciamo, l'ansia che avevo di comunque andare male a scuola, di non fare il mio meglio. E poi ovvio, c'erano momenti che anche mi annoiavo. Anche se abbiamo una sola visuola, riusciamo a determinare l'altro. Quando abbiamo due rete coincidenti, gli angoli opposti hanno sempre la stessa. Il peggioramento delle assenze è stato in quarta media, verso la fine, e anche per quanto riguarda i voti e tutto questo, e verso maggio ho deciso di smettere perché non ce la facevo più, avevo bisogno di una pausa dalle scuole in generale. Mattia vive con la madre separata e molto impegnata con il suo lavoro di assistente di cura a domicilio. Le ore di assenza scolastiche di Mattia sono aumentate nel corso del quadriennio di scuola media, fino all'abbandono dell'ultimo anno. Ecco, il certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico di Mattia senza conseguimento della licenza. Il terzo anno, 327 ore di assenza. Il quarto anno, 585 ore di assenza, ore sempre giustificate da me, perché vedevo comunque un malessere in mio figlio. Io giustificavo in tutto e per tutto Mattia, sì, perché lo vedevo malcontento. Non lo vedevo contento. E quindi anche la mia preoccupazione poi di andare via, andare a lavorare, perché io dovevo lavorare. Ho posto resistenza anche pesantemente, ho insistito, però poi non c'era comunque nessuna, perché lui partiva dal presupposto che non ci voleva andare. E abbiamo fatto quasi un anno così, di lotte mattutine, ogni tanto riuscivo, ti porto io, non prendi il bus. Vengo io, ti porto io e alcune mattine proprio non. Quando arrivava la telefonata della docente di classe, io rispondevo: lei cosa può fare quando io lo mando a scuola in questo stato? Ma magari con i compagni, con le cose, sì, ma è una cosa che è già stata provata tante volte. Dopo cosa succede? Io lo mando, lei dopo 3 ore mi chiama, lo venga a prendere perché non sta bene. E andando a fondo, anche appunto comunque col medico curante, c'era qualcosa a livello di ansia, ansioso, un'ansia per lo studio perché non riusciva, un'ansia per un esame, forse anche un'ansia di non essere all'altezza di quella scuola e dei compagni. L'ansia nasceva che c'era tanta roba da fare, e molte volte perdevo brutti voti, le cose si accumulavano, anche facendo assenze, perché
molte volte i giorni delle verifiche io non ci andavo perché, cioè, rimanendo indietro non sapevo cosa bisognava fare, avevo paura di fare queste verifiche e quindi non ci andavo. Quando stavo a casa da scuola magari mi mettevo d'accordo con anche dei miei compagni di classe che sceglievamo appunto magari di non andare quel giorno lì, magari per uscire o per giocare ai videogiochi o... In realtà adesso si dice tranquillo soltanto perché c'è l'Insta, perché sei andato insieme. Esatto. Invece c'erano altri compagni che mi incitavano comunque anche via messaggi sul telefono per dire, anche per chiedermi come stavo, perché magari mancavo una settimana. Come stai? Dai, vieni, che ci divertiamo, eccetera. Cioè mi incitavano, ma io non li davo ascolto. Gaia ha 20 anni. Anche lei, quando frequentava la scuola media, era un assenteista grave. Sono stati gli educatori dell'associazione Lora, che ogni tanto passa a ritrovare, ad averla supportata e indirizzata nei momenti di difficoltà. Mi alzavo e cominciavo ad avere nausea, mal di pancia, debolezza, così. E mia mamma mi diceva, se hai la febbre stai a casa, se non hai la febbre vai a scuola. E quindi magari fingevo di avere la febbre così da poter rimanere a casa. E il malessere durava dalle 7 fino alle 9 o finché dormivo e dopo passava. Cioè, non so nemmeno io il motivo del per cui stavo così, però sapevo che era come se il mio corpo si autodifendesse dalla scuola. È successo che appunto i miei genitori mi prendessero e mi portassero con forza a scuola ed era un malessere in più. Questo malessere penso si sia alimentato per l'ambiente scolastico. Non dico assolutamente che non ci sono professori che non sappiano fare il proprio lavoro, però ci sono altri che ti fanno proprio passare la voglia di andare lì a prendere una materia o conoscere comunque determinate cose. Testimonianze che mostrano un disagio che si sta diffondendo. Nell'anno scolastico 2023-2024, in Ticino, su circa 12.000 iscritti alle scuole medie, 385 hanno segnato assenze per almeno 200 ore di lezioni all'anno. Prima della pandemia, i casi di assenze gravi erano 67. Vi è stato quindi un aumento di 318 casi. Ben 95 giovani lo scorso anno scolastico non si sono presentati alle lezioni per almeno 400 ore. Prima della pandemia i casi erano 11. Nel Luganese i direttori di scuola media sono particolarmente toccati dal problema e hanno espresso la loro preoccupazione. Ma l'assenteismo sempre di più aumenta e è un fenomeno che ci preoccupa decisamente tanto. Proprio per questo abbiamo preso anche delle posizioni come gruppo dei direttori, dobbiamo cercare in qualche modo di aiutare questi ragazzi che sono assenti, bisogna trovare un modo per farli stare a proprio agio, per farli tornare a scuola, perché stare a casa non è una soluzione al di là delle leggi che prevedono che la scuola sia obbligatoria, c'è qualcosa che non quadra a livello di società. E sia i genitori probabilmente, sia la scuola deve assolutamente dare una mano per ritornare sulla buona strada. A fine aprile, proprio il gruppo regionale del Luganese dei direttori di scuola media ha scritto al DEX, al DSS e al Dipartimento Istituzioni. Viene espressa preoccupazione per la situazione di grave disagio tra gli allievi e per l'assenza di soluzioni di appoggio educativo e di una concreta presa a carico. Mancano delle strutture, secondo me, che potrebbero aiutare i giovani che sono particolarmente in difficoltà.
non sempre al giorno d'oggi, attraverso i vari enti e istituzioni che lavorano a favore dei giovani, si riescono a trovare delle soluzioni adeguate. Quindi noi abbiamo scritto nella lettera che auspichiamo che vengano adottate misure concrete, importanti. Potrebbe essere un esempio un centro per ragazzi minorenni, un centro chiuso con degli educatori preposti a prenderli a carico. È già qualche anno che se ne parla di creare un centro del genere. Potrebbe essere oggi, di fronte a questa emergenza, l'occasione proprio per prendere la palla al balzo e fare qualcosa di concreto. Fare qualcosa di concreto per aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare il loro percorso. Secondo la legge della scuola, le assenze nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, che può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni. In realtà quest'ultimo passaggio non avviene mai, perché si preferiscono altre strade. Sonia ha 15 anni. Anche lei ha smesso di frequentare le scuole medie. Nel suo caso vi è stato l'intervento delle autorità comunali. Oggi è ospite dell'istituto residenziale della Fondazione Torriani di Mendrisio, che si occupa anche della presa a carico educativa di minorenni in gravi difficoltà. Sono venuta qua in istituto perché ho avuto un po' di problemi con la frequenza a scuola, non riuscivo più a frequentarla ed era tutto perché non mi sentivo molto bene nella mia classe. Mi preoccupavano molto i giudizi dei miei compagni di classe sul mio aspetto fisico, sul mio comportamento, sul mio carattere. Passavo tutto il tempo in camera a guardare i video su TikTok oppure a guardare film, e la notte la passavo a giocare a videogiochi. Quindi dormivo di giorno e non mangiavo quasi mai nulla. Inizialmente per Sonia si era reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo aver interrotto la terza media e perso un anno, Sonia ha riprovato a frequentare le lezioni, ma i malesseri si sono ripresentati. Questa cosa di non andare a scuola mi è ricapitata quest'anno. All'inizio ci andavo quasi sempre, ma poi io non riuscivo ad accettare il fatto che fossi peggiorata con i voti. Quindi cercavo di non andare a scuola per non subire il peso del fallimento. Durante il mio blocco scolastico ho avuto diversi aiuti da persone sia nell'ambito scolastico che qua in istituto. Sento che l'anno prossimo cercherò di fare il mio meglio. Dopo le medie mi piacerebbe frequentare un liceo, in particolare un liceo artistico, e dato che mi piace molto disegnare, sono abbastanza creativo. Anche la scuola cerca di aiutare gli adolescenti in difficoltà toccati dal ritiro sociale. Per favorire l'integrazione di tutti gli allievi della scuola media, ogni istituto dispone del servizio di sostegno pedagogico. Si cerca di trovare le soluzioni per supportare quelle ragazze e quei ragazzi che non ce la fanno più a frequentare le lezioni. Le situazioni di assenteismo non sono mai uguali, ogni situazione ha il suo percorso che ha portato il ragazzo o la ragazza a ritirarsi, il che significa che anche le soluzioni o le proposte o le piste di soluzione che la scuola può esplorare sono sempre diverse. Magari si decide che si tolgono delle ore al mattino perché la difficoltà emotiva porta a non dormire la notte, i ragazzi non riescono ad arrivare, quindi in quel caso sono tutte le ore del mattino. In altre situazioni vengono tolte alcune materie dove il ragazzo o la ragazza hanno più difficoltà perché magari sono più complicate,
per lui o per lei, e quindi c'è l'ansia da prestazione, si decide che per un periodo in quelle materie non si va, oppure per un periodo in quelle materie non si fanno le verifiche. Dipende davvero dove si sente che si sta offrendo un aiuto solido su cui il ragazzo o la ragazza possono compiere il primo passo. E penso che un nodo fondamentale sia capire dove sia invece necessario proporre una pausa, perché in quel momento magari hanno bisogno di prendersi cura di sé, di curarsi, di prendere uno spazio diverso, più terapeutico, che poi gli permette di tornare a scuola. Ciao, come? Com'è? Ciao, bene. Pronto? Ecco. Pronto. Siamo? Dai. È ripassato un po'? Sì, domani, cioè, spero di andare bene, dai. C'è ancora tedesco, dobbiamo... Sì. Dopo oltre un anno trascorso a casa, Mattia si sta rimettendo in gioco. Sta frequentando i corsi per privatisti di Pro Juventute per recuperare la licenza di scuola media. E questo grazie anche all'aiuto del padre, che nel periodo più difficile del ragazzo non ha potuto sostenerlo per seri problemi di salute. Siamo una coppia di genitori amici. Mai avuto una discussione, quindi la situazione è sempre stata serena, ha sempre cercato di parlare, di trovare le soluzioni, e che purtroppo è difficile anche per la mamma, che passa molto più tempo di me con Mattia, a riuscire a capire cosa passa per la testa a sto ragazzo o ai ragazzi che si trovano nella sua situazione, perché non parlano, parlano poco o non riescono forse a esprimere veramente quel che provano, e non è facile. Perché comunque si vede che soffre, si vede che c'è qualcosa che non va. Ma cosa? Oggi allora cosa che hai già? Storia, italiano. Italiano, è passato? Sì, professore è molto bravo, devo dire. Un ragazzo? Sì. Ok. Adesso sto cercando di recuperare il più possibile per aiutare Mattia a trovare la strada giusta. Si prova questa strada, che sembra che funzioni, con Pro Juventute, questo corso per conseguire la licenza in scuola media da privatista. Mattia si sta impegnando, incredibile, lo sto seguendo tanto anch'io, nel senso mi preoccupo che vada regolarmente alle lezioni, quindi cerco di portarlo e andare a prenderlo quasi ogni giorno ormai da gennaio. E i docenti sono contenti, sembrerebbe che stiamo andando nella direzione giusta. Dai, buona scuola. Bene, grazie papà. Ciao. A più tardi. Ciao papà. Ciao. Quattro sere alla settimana Mattia frequenta i corsi di Pro Juventute, rivolti ai ragazzi e alle ragazze che abbiano già compiuto 16 anni. I corsi si svolgono tradizionalmente sempre da gennaio a giugno, ma ora Pro Juventute sta pensando di anticipare i tempi. L'assenteismo scolastico è un problema molto molto preoccupante, perché mette questi ragazzi a rischio di esclusione sociale, perché riuscire ad ottenere una licenza di quarta media è solo un primo passo verso una progettazione formativo professionale del ragazzo. Quindi non avere questa certificazione in qualche modo ti mette già in una posizione sfavorevole. Stiamo lavorando per prevenire il più possibile. Da quest'anno i ragazzi verranno chiamati già a settembre, e quindi iniziare a conoscere, iniziare a fare delle attività educative con loro prima ancora di cominciare i corsi veri e propri di recupero licenza. Questo è dovuto alla lettura che stiamo dando a una situazione che per noi è allarmante. Tutti quelli che si occupano di inserimento professionale, come nel nostro caso recupero licenza di quarta media, comunque di tematiche riguardanti il passaggio scuola-lavoro, dovrebbero mettersi attorno a un tavolo e riflettere e cercare di capire cosa fare per poter far fronte a questo problema, che effettivamente è preoccupante. Nonostante i malesseri, anche Gaia ha provato a rimettersi in gioco. Dopo aver concluso la quarta con una media insufficiente, senza essere stata bocciata, ha deciso di ripetere l'anno per ottenere risultati migliori. A causa dei suoi comportamenti, ha dovuto però frequentare un'altra sede scolastica. Il suo profitto è migliorato, ma ha continuato a collezionare assenze. È successo che mi hanno sospeso per 2 o 3 giorni a causa di un fatto successo lì nel piazzale, e non è stato facile, né per me né per i miei genitori.
sono stata seguita dal sostegno pedagogico e la docente era molto brava, però neanche il sostegno era d'aiuto, non serviva. Quindi io magari parlavo, oggi ho litigato con una mia amica e lei mi rispondeva magari sì, però devi impegnarti a scuola perché sennò non ci arrivi al dopo. E la cosa che a me dava fastidio è, cavolo, io vengo a parlarti dei miei problemi e tu mi parli della mia condotta scolastica. E quindi non avevo neanche voglia di farmi aiutare. Dopo la scuola media, Gaia ha iniziato e abbandonato altre scuole. Ora sembra aver trovato la propria strada grazie al supporto degli educatori che l'hanno ascoltata e sostenuta. Da poco ha terminato il primo anno di apprendistato cuoca al ristorante Miraview di Losone. Qui hanno deciso di darle fiducia e di assumersi l'impegno di formarla. Quando inizi a tagliare, chiamami che ti faccio vedere la misura. Io le ho già tagliate. Le hai già tagliati? Ah, come un dito? Sì, sì. Va bene. Cerca di essere più precisa, però. Sì, infatti le sto parando prima di tagliarle. Infatti. Per arrivare a questo punto ho avuto bisogno del tempo. Oggi, quando guardo il mio futuro, mi sento realizzata. Io pensavo di non farcela, di trovare un apprendistato, e soprattutto uno dei miei sogni era andare a vivere da sola, e sono riuscita anche a fare questo insieme al lavoro, quindi sono molto fiera di dove sono ora. Care ragazze e cari ragazzi, potete sicuramente guardare con orgoglio il cammino che avete percorso, ma non dimenticate che questo non è... 19 giugno 2024, circa 2 mesi e mezzo fa, ben 46 privatisti ottengono la licenza di scuola media dopo aver superato gli esami a Locarno. A nome di tutti, mi complimento con voi e vi porgo i miei più sentiti auguri per il futuro. Bravi ragazzi. Mattia Russo. E tra i 35 giovani accompagnati da Projuventute ritroviamo anche Mattia, che non ha mancato questo traguardo. Grazie.